Buongiorno, Bianco, io sono il rappresentante del team di Vox, costituito da Ludovica Polito, Anastasia Marsella e altri due componenti, Silvana Calcagno e Martina Borghi. Noi veniamo da parti differenti d'Italia, chi del nord, chi del sud, chi del centro, e ci siamo conosciuti a seguito di un master in economia e gestione dei beni culturali. Pertanto veniamo, la maggior parte di noi, proprio da questo mondo, quello dell'arte, della storia dell'arte, dell'archeologia, e abbiamo poi Anastasia che invece proviene dal mondo della giurisprudenza. Il nostro obiettivo è quello di far sì che la cultura, l'arte, sia sicuramente valorizzata in maniera innovativa, perché siamo figli del nostro tempo e quindi non possiamo ancora aspettarci di andare in un museo e fruire quella che era una concezione ottocentesca. Ecco per quale motivo l'arte ha necessariamente bisogno della tecnologia. Quindi tecnologia e arte, secondo noi, è un binomio vincente. E proponiamo un museo itinerante, multisensoriale. Quindi una struttura dal design e dall'architettura accattivante posta all'interno di piazzi, spazi pubblici, che possa permettere sia al fruitore di cultura tradizionale, ma anche al disinteressato, visto che i dati Istat ci evidenziano che il 50% degli italiani sono disinteressati alla cultura e ben 70% nell'arco di un anno non è mai andato ad una mostra di un museo, far sì che l'arte arrivi direttamente al consumatore. All'interno della struttura è possibile quindi fruire l'arte attraverso un'esperienza multisensoriale, quindi grazie all'appoggio delle nuove tecnologie far sì che il visitatore sia uno spettatore, sia lui stesso un creatore dell'arte. Questa è la nostra idea, grazie.